definirsi il commercio di allora era in Piemonte mercandè, cosa che adesso con questo prezzo fisso io qualche volta ho tentato, non uscendo dal negozio, di farmi togliere qualcosa, mi hanno umiliato, quindi mi ricordavo quando si mercanteggiavano, no? Mercandè. Entravo, era un rito, direi persino un gioco, perché io mi ricordo che i miei avevano in codice tre prezzi per la stoffa loro, abiti confezionati, non c'erano le pezze, no? L'arma del venditore stoffa erano le forbici e il metro. Tre prezzi. Entravano sto signore a comprarsi un suo vestito a 3,20 m, mi ricordo ancora, e si chiede un prezzo che era il più alto. L'altro, cinema, stupore, indignazione, finché usciva dal negozio sotto i portici. Allora mio nonno, poi mio papà, correre dietro, si sapeva già. Tornavano, il prezzo passava, l'offerta aumentava un po'. E così finché, magari poi passava mezzogiorno, la pasta sopra scuoceva e si stava fino all'1, 1:30, perché c'erano poi dei contrattatori che erano tremendi. Però alla fine si vendeva sempre, soddisfatti tutti, l'uno perché aveva tolto molto, l'altro perché aveva fatto la vendita, e quindi però si stabilirono rapporti umani, cioè si era amici, si contrattavano, beh, quello.